Librando, libri in volo con Dante Cerati. È notte, il nostro cucciolo sta male. Chi non si è mai trovato in questa situazione senza iniziare seriamente a preoccuparsi? Nel silenzio notturno, infatti, è davvero più difficile mantenere la calma e la lucidità di fronte al malessere del proprio animale. Lui si lamenta e noi cosa facciamo? Corriamo a fargli fare un controllo in clinica veterinaria. Il dottor Piero Bianchi, che da anni conduce sulla nostra radio la bella rubrica Qua la zampa, nel suo sesto libro per Paco Editore, La notte porta cani, gatti e conigli, ci racconta le sue notti trascorse nella clinica veterinaria in assistenza ai suoi pazienti a quattro zampe, presentandoci con uno stile rispettoso degli animali e dei loro padroni anche le storie in cui preoccuparsi, per fortuna, non era necessario. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. È con vero piacere che ho nostro ospite il dottor Piero Bianchi, che ringrazio e saluto. Ciao Piero, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. La notte porta cani, gatti e conigli è l'originale titolo del tuo libro. Come mai lo hai scelto per raccontarci le notti che trascorri nella clinica veterinaria per assistere gli animali? Ho scelto questo titolo perché innanzitutto già il titolo stesso dà una connotazione a questi racconti, cioè il fatto che vengano a svolgersi soprattutto in orari notturni o comunque situazioni, chiamiamole così, di emergenza, magari giorni festivi piuttosto che momenti della giornata in cui normalmente non si suole rivolgersi al medico veterinario. Il titolo di per sé stesso è chiaramente un titolo simpatico che abbiamo scelto insieme all'editore e che richiama il famoso detto "la notte porta consiglio". In questo caso abbiamo tolto una S e una O finale ed è diventato conigli. Piero, qual è il ruolo del veterinario in pronto soccorso e come si svolge in genere il suo turno di lavoro? Dunque, nello specifico, cioè nel caso mio, sono raccontate soprattutto vicende notturne o festive, come dicevo. In realtà poi ogni pronto soccorso veterinario è strutturato in maniera differente a seconda degli altri, nel senso che ognuno ha le proprie regole, i propri orari, i propri turni e anche i propri medici veterinari che ricoprono quelle fasce orarie. In realtà la richiesta da parte dei clienti non cambia più di tanto rispetto a quanto avviene nelle ore diurne, perché molto spesso la notte è carica, diciamo così, di un significato un pochettino più problematico, un pochettino più a rischio, tra virgolette, delle situazioni che normalmente avvengono anche durante la giornata. In clinica solitamente arrivano più pazienti di notte o di giorno e come è cambiata la tendenza negli ultimi anni? In realtà anche qui ogni mondo è paese, nel senso che ogni struttura veterinaria ha una sua differente realtà, anche a seconda della regione italiana, della città, del luogo dove si tende a operare. Le emergenze ci sono sia di notte che di giorno. Il lavoro ovviamente è maggiore durante la giornata, ma anche durante la notte può capitare, soprattutto in certi pronto soccorso, che ci sia un via vai notevole, non dico equiparabile a quello di un ospedale umano, perché ci sono anche qui realtà molto differenti, con pronto soccorso che magari lavorano poco, però sono comunque sempre a disposizione, e altri pronto soccorso che invece operano, hanno un'operatività comunque costante legata a un afflusso di gente, di animali pressoché continuo anche di notte. Come ci racconti, spesso di notte abbiamo la predisposizione a sopravvalutare il malessere dei nostri animali. Come mai, Piero, succede questo secondo te? Ma ci sono delle componenti che caratterizzano le ore notturne che ci fanno sembrare più grandi di quello che sono alcuni problemi, alcuni aspetti. Faccio un esempio banale: anche chi per esempio soffre di mal di denti o di mal di stomaco, se gli capita di avere dei problemi di notte lo percepisce in maniera maggiore. Lo stesso, siccome viene traslato poi questo tipo di aspetto sull'animale, è ovvio che si tende a ingigantire quello che è un problema proprio per le caratteristiche che l'orario notturno, la notte, il buio, il silenzio e quant'altro determinano nella percezione della situazione in sé. Poi è anche vero, ci sono, e capita spesso, i proprietari che chiamano magari a mezzanotte alle 2 dicendo "il mio gatto non mangia da una settimana" oppure "vomita da 4 giorni e ci si chiede nella propria testa che cosa faccia scattare la molla di aspettare così tanto e chiamare nel cuore della notte dopo diversi giorni che l'animale sta male.
Piero, che cosa ti dicono le persone che ti chiamano in clinica per giustificare la loro ansia? A volte raccontano chiaramente, senza troppi mezzi termini, il loro stato d'animo, cioè mi raccontano che sono persone ansiose, a volte lo si capisce chiaramente che desiderano soprattutto essere tranquillizzate, per cui anche l'approccio nei confronti del cliente deve essere sempre misurato a quella che è la reale portata del problema, ma soprattutto anche la reale esigenza, in questo caso anche psicologica, del cliente, quindi bisogna capire se è necessario magari fare degli accertamenti in più per tranquillizzare il cliente a fronte di una situazione che comunque non è particolarmente grave, piuttosto che effettivamente il contrario, cioè dover spiegare tutte le forze possibili per mettere in atto un protocollo completo, anche magari laddove il cliente non abbia percepito quale sia la reale gravità della situazione. Secondo te è possibile con una semplice conversazione telefonica individuare il perché il nostro cucciolo sta male, fare una diagnosi, o è sempre meglio poi portarlo ad una visita di controllo? Questo in realtà dipende molto dalla situazione contingente e da come la persona che telefonicamente spiega il problema si giustifica e racconta. In realtà, dopo tanti anni di esperienza, ormai io ho capito già, perlomeno nella maggior parte dei casi, mi rendo conto già di quella che è l'esigenza di chi si trova all'altro capo del filo. Molti, per esempio, chiamano chiaramente, lo si legge tra le righe, per avere un consiglio telefonico, perché non vogliono alzarsi, non vogliono muoversi. Altri ancora lo si sente che comunque sia, al di là della gravità della situazione, vogliono per forza di cose venire con l'animale a fare una visita, a chiedere un consulto e così via. Quindi sta anche nella capacità di chi risponde al telefono, in questo caso, nel capire effettivamente dove vuole andare a parare il proprietario dell'animale e di che cosa realmente ha bisogno. Piero, quali sono i casi più eclatanti che ti sono capitati fra tutti quelli che hai descritto nel libro? Dunque, ci sono delle situazioni che richiedono un protocollo d'urgenza, di emergenza, sia di notte che di giorno. Chiaro il fatto che capiti di notte può far rendere le cose magari un pochettino più difficili, anche perché nel caso mio specifico, perlomeno nella struttura per la quale lavoro, per la quale opero, si trova solamente un medico veterinario di guardia, quindi non ha l'appoggio materiale di colleghi o di assistenti che possano aiutarlo nella situazione, se non la chiamata di un reperibile per i casi particolarmente gravi. Ci sono chiaramente delle situazioni che ricorrono e che sono da considerare abbastanza gravi, come per esempio sono gli investimenti automobilistici, gli incidenti automobilistici, i gatti per esempio che cadono da finestre e balconi nella bella stagione, i cani che sono soggetti a problematiche come per esempio la dilatazione dello stomaco e la sua torsione, i parti cesarei. Sono queste soprattutto le situazioni che si ricordano di più e che balzano alla memoria. Voglio ricordare però un episodio un po' più buffo, diciamo così, di un cucciolo che utilizzava per giocare un osso di osso buco, il quale giocando gli è rimasto incastrato tra i canini inferiori in modo tale che questo osso buco non si spostava più. L'animale riusciva chiaramente ad aprire e chiudere la bocca, però questo osso incastrato nella bocca non poteva essere rimosso se non con un lavoro non tanto da veterinario quanto più, se vogliamo, da fabbro, da vigile del fuoco. Ho dovuto addormentarlo e fresare per rompere questo osso buco in modo tale poi da farlo saltare via a pezzettini dalla bocca di questo cucciolo. Molto bene, allora io ringrazio il dottor Piero Bianchi per essere stato in nostra compagnia oggi. Ricordo a tutti gli ascoltatori il suo libro per Pacco Editore, La notte porta cani, gatti e conigli. Grazie ancora Piero e a presto. Grazie a tutti voi, a risentirci.